Eccoci! Bentornati Tamers sul canale di Dax e Max. Oggi torniamo a bomba ancora con altre DigiNews perché non finiscono mai. Mamma mia ragazzi, si ammucchiano. Sono uscite delle robe. Vi ricordate l'altra volta nel Road to BT04 che dicevamo appunto che alcuni disegni non ci facevano storcere un po' il naso? È vero, stavano sottotono. Stavolta invece hype a mille perché sono tutti fichissimi. Mamma mia. Parliamo ovviamente, sono state spoilerate tutte le 32 carte di questo pacchettino che vi ho fatto vedere nelle ultime DigiNews, cioè il First Anniversary Adventure Pack, che pensavamo fosse tutto dedicato ai Tamer, dato che ci sono solo Tamer. E invece ci hanno fregato. Infatti. Se lo sono tenuti per loro, è una novità e un restyling veramente che vale la pena insomma di avere, ecco. Assolutamente belle così. Ristampe e soprattutto belle alternative art di carte che già conosciamo, alcune ancora no, ma poi vi spiegheremo quali. 6 colori per 8 Tamer. Vi dico subito che potete scrivere in descrizione, anzi dovete scrivere in descrizione qual è il vostro preferito, così vediamo poi tassativamente alla fine. Faremo un poll, un survey e vedremo esatto. Qual è quello più amato. Iniziamo dal colore nero, così per magia, con un Tai Camilla, ma prima la sigla. Boom! Eccolo qua, l'alternative art come la box topper che già conosciamo, quindi una bella ristampa. E soprattutto abbiamo la grande novità, qua sotto il codice c'è il nuovo boxetto 01, perché praticamente arriveranno i blocchi, cioè tutto quello che abbiamo avuto di carte fino ad adesso senza il blocco 01 fa parte di un blocco 0, diciamo. Serve a distinguerli un attimino perché appunto queste sono anche ristampe, quindi... Esatto, e probabilmente senso. Faranno parte anche di dei formati giocati particolari come in Magic, come in tante altri TCG. Potremo magari giocare soltanto quelle del blocco 0, solo quelle del blocco 0 e quello 1. Vedremo, comunque è interessante che arrivi questa novità. Ma la cosa figa, devo dire, che in assoluto di queste 4 carte nere è Agumon e la sua linea evolutiva. Mamma mia, io ragazzi sto parlando poco in questo momento perché veramente mi sono fissato. Splendido, splendido. Allora intanto Agumon qui che mette i fiorellini nel vaso già è ma poi chi li ha fatti? Vediamo. Non riusciamo a zoomare più di così, quindi chissà quando avremo dei nuovi dettagli ve li diremo. Penso che questo sia Itohiro. Vabbè, comunque tanto di cappello a questo artista che ci ha fatto veramente sognare. Anzitutto abbiamo qui l'Agumon, quello dello Starter Deck 5, che da noi ancora non è arrivato. Gli dedicheremo chiaramente un video apposito per spoilerarcelo bene, insieme appunto al mazzo verde e al mazzo viola. Bello, quindi adesso non ci focalizziamo sull'abilità perché oggi ci gustiamo solo gli artwork. Ma poi sto Greymon, ma Greymon è bellissimo, sono indeciso perché lui prima mi ha detto: ah, ma guarda, Greymon è veramente fantastico. Però è vero. Ragazzi, Metal Greymon che sta volando via da un'area che sta. Ci sono esplosioni, cose. Mamma mia, che belli, che belli. Sì, wow. sì, assolutamente. Ma poi è bello che abbiano usato uno stile grafico anche degli sfondi così ben dettagliato. Chissà se magari c'è della lore dietro. Anzi, intervistiamo proprio voi, Digimon esperti. Archive, che siete i più esperti del settore. Diteci se è un riferimento a qualche gioco, a qualcosa del cartone che ci sfugge. Sto Greymon seduto su questi computer. Mi danno vecchi. L'idea comunque di essere ripresi un po' gli scenari, perlomeno dall'anime. Non vorrei dire una castroneria, però ci assomiglia molto, perché fino ad ora c'è stato un po' quello stile in cui magari lo sfondo era un po' più realistico, un po' più, insomma, un po' diversi gli stili, ma devo dire che questo, se le facessero tutte così, sarei veramente emozionatissimo. Il cliente numero uno. Cliente number one. Tutti e due, questo Greymon e questo Metal Greymon, vengono da BT2, quindi sono quelli che già conosciamo, e per il nero abbiamo concluso qua, devo dire, bella quadrupletta. Reboot, eccetera. Insomma, già sappiamo, non ci torniamo sopra per il momento. Passiamo allora al viola. Vai. Oh, il violone nel cuore, come sempre. Quindi abbiamo il Metti Shida, quello tanto amato da me che gioco viola, che appunto quando entra ti fa andare a ripescare una bella carta viola nel trash, sempre con la grafica box topper. E poi abbiamo Gabumon,
Belli. Garurumon e Where Garurumon. Belli, sono riusciti a dare dinamicità, perché comunque la sua linea evolutiva prevede appunto questa sorta di bestia che con questi artigli sono riusciti a dargli proprio la giusta impostazione. È vero, e poi non l'hanno fatto così cattivo, diciamo, cioè un bel lupacchiotto, ma anche un bel werewolf, appunto. Rende l'idea di una creatura solitaria che si fa i cazzi suoi, però se gli rompete le palle... Ti disintegra. No. Okay. Infatti, tutto ambientato nella notte, che bello, soprattutto questo Garurumon qua al centro, devo dire, spettacolare... Gli sfondi ci hanno proprio perso tempo nel farli in questi sì, rispettano molto la palette di colori. Complimenti, ragazzi. È vero, è vero. Siete davvero, davvero impegnati. Questa tripletta è quella che viene da BT2, quindi sono tutte carte che abbiamo già avuto in 1.0 e 1.5, quindi le conosciamo. Belle. Andiamo al rosso con la Sora. Wow. Sora, come sempre, quindi l'artwork l'abbiamo già visto. E poi abbiamo appunto questo bel piccioncino di Biomon, un Berdramon che sembra cioè esatto. Fantastico, fierissimo. E se poi però, il mio preferito, che non aveva i soldi per l'apparecchio, vabbè. Quindi è un po' sparpagliato. Poverino, poverino, sempre così. Però Garudamon, devo dire che c'aveva i soldi per l'apparecchio, anzi si è comprato poi il caschetto, così non si fa neanche male. Bello, bello. Bello anche in questo caso. Peccato per Biomon, che rimane sempre un po'... Carina però sta cosa che tutti quanti i livelli 3 hanno a che fare con una pianta, col vasetto come Agumon prima, lui pure col vasetto con la piantina. E devo dire che anche in questo caso hanno fatto un bel artwork. Il Bion è quello dello starter deck 1, quindi quello rosso. Non c'è male. E gli altri due vengono sempre da BT2. Tra l'altro questo è il Garudamon, quello che si attacca direttamente il player, se non ricordo male, quello che ti fa pescare. Che mi dispiace che adesso ancora venga usato poco Garudamon, ma è il mio preferito a livello estetico. È molto versatile, sia questo qui che l'altro che, se non sbaglio, ha piercing. È quello con piercing, sì, okay. Che io uso nel mio rosso. Non c'è male, ragazzi, non lo sottovalutate, perché in un mazzo rosso potrebbe fare veramente la differenza. E comunque si gioca a poco, insomma, un bel 7000 con annesso effetto che però non è inherited, esatto. Vi potrebbe parare il culo, quindi not bad. Tra l'altro costa 6 on play, che non è neanche tantissimo. Passiamo al blu, stavolta abbiamo Gyokido. Wow. Mi piace che abbiano scelto di mettere Gyokido, che è stato un po' bistrattato. Un po' sottotono Gomamon, non mi piace tantissimo. Allora, questa... sì, questo stile un po' acquerellato è particolare, non mi dispiace, però non mi fa impazzire come gli altri, sicuramente. Sembra un po' ripreso da Cuphead, se guardate i pesciolini, insomma, sono un po' stronzi e incazzati. Un po' stile però. anni 20. Tra l'altro qualcuno sembra una tartaruga ninja e qualcuno uno street shark. Però hanno preso un po' di tutto, sì, di peso, tutto dagli anni 90. Esatto. Allora, questo è il Gomon, tra l'altro quello che costa poco, con l'on play a 2, che è giocatissimo, quindi ottima ristampa, quello appunto dello starter deck. Poi abbiamo un Ikakumon, che non è che si usi tantissimo, però lo Zudomon, quello giallone, ma 9000 DP, ignorantissimo, bello. Senza nessun effetto, senza niente, però quando lo calate, mamma mia, costo 6, 9000, ragazzi, fa veramente la differenza, anche se entrambi da BT2 poi. Buono, buono, buono. Ora passiamo al doppio colore, cioè ci sono, insomma, due Tamer con praticamente due... il blu non ce lo caghiamo quasi mai, a parte quando c'è Vimon. Esatto. Vimon. Ormai sai che il nostro feticcio è più quella linea evolutiva lì. Però alzo le mani, ragazzi. Allora, arriviamo le mani. Izzy. Allora, un Tentomon così, che sembra un po' una coccinella, che però è figo, non è male. Anche lui col vasetto in mano, tra l'altro. Infatti, che cazzo chissà sono? Chissà perché questa cosa. Cioè, l'espansione dei giardinieri, Che figata. Però, vabbè, allora, parliamo un attimino di... Kabuterimon e... Scarafaggio. Scarafaggio. No, aspetta, Mega Kabuterimon, giusto? Era Mega, era Ultra, era, lui, era Super. Era Super, però bastano 1000 di Kabuterimon. Comunque, questo stile fa paura. Però, guarda, io avevo detto Kabuterimon, vabbè, che c'ha una dinamicità, ragazzi, cioè esce dalla carta. Ma, è ok. Che spettacolo. Ma, cioè, l'altro che sta guardando il tramonto, ne vogliamo parlare? Ma poi sulla schiena, è lui che ha fatto così, questa bollicina verde? Questa gemma, no? Diciamo. Ah, sì. Non me lo ricordavo. Non ricordo bene tutti i dettagli, forse addirittura nella prima serie dell'anime spiegavano un po' cos'era, ma... Ragazzi, allora, facciamo una cosa. Su YouTube... si trova tutta la prima serie. Ah! Ce la guarderemo insieme. Oh. Ce la guarderemo insieme, non so, faremo qualche live su Twitch.
la guardiamo e da quello ripartiamo per analizzare tanti dettagli che tutta magari... la lore esatto. Poi tra l'altro vedo che su questa qua di Mega Kabuterimon Quagamon arriva un Quagamon volante sì, che è tra l'altro lui. Sono nemici acerrimi, sono pronti a menarsi questi insettoni. Quanto gli piacciono gli insettoni giganti ai giapponesi? Beh, che spettacolo, sono che belli spettacolo. Quindi non c'è niente da fare in questo caso. Sono allora il Tentomon è dello Starter Deck 4, quindi ancora non lo conosciamo perché deve uscire e ne parleremo. Gli altri due sono quelli di BT1, quindi sì, quelli classici. Easy. Classici, bello. Easy e Easy, Easy. Ma poi torna la Mimi potentissima e giocatissima in meta, quella che ti fa partire proprio a razzo, quindi un'altra quadrupletta di verdi. In questo caso abbiamo il Piantinamon, Palmon. E poi l'altro è Togemon, se non sbaglio si chiama Togemon e Lilimon. E poi Lilimon, carinissima. E poi tra l'altro questa Lilimon, se vedi bene dietro, c'è anche Blossomon. Sì, è bella questa cosa che li inseriscano in un mondo popolato, appunto i Palmon insieme. È vero. Togemon insieme a Schifomon, che non mi ricordo come si chiama. E Vegimon. Esatto. Sì, 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 sì. Infatti... Tra l'altro ricorda quasi una scena di Final Fantasy, perché se qualcuno è vero. si ricorda il Chiactus, tutte, insomma, vabbè. Sì, sì, sì. Avete... chiaramente molto molto simili Togemon e il Chiactus. Comunque belli, 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 vabbè, Mimi la sappiamo. Poi abbiamo il Palmon di BT1 e gli altri due di BT1. Ah, ah no, e invece no, questa non è la Lilimon solita. Starter quella... Deck 4. Oh, raga, ma quando esce sta roba? Lo sappiamo, esce i primi di giugno, però ne parleremo presto nel nostro canale. Bello, effettivamente, come dicevi, appunto, si è creato proprio questo microcosmo con i Palmon che si arrampicano, yes. Togemon e Vegimon che camminano nel deserto. Sì, bello, tra l'altro bello. È ora di sfornare anche qualche bel VG. Intendo videogioco a tema, insomma, ci siamo, dai, nuova Digimon generazione Survive, quando arriva, forza, che ci fa sudare. Allora, bene, ora abbiamo le ultime 8, due tamer gialli. Partiamo ovviamente dal TK, quello fortissimo che ti fa andare a vedere tutta la security, yes. E ti fa pescare e recuperare pure, e... Angemon pazzesco, ragazzi, ve lo dico già, lo sto osservando da prima. Allora, sono molto realistici questi, cioè nel senso, a parte Patamon, sempre un po' cartunoso con... Sì. Oddio, il nostro amico Weedle per gli no, amici si chiama così, però il adesso mi sfugge, però il vermone. Poi abbiamo questo fichissimo Angemon e Magna Angemon, qua proprio sembra Super Saiyan, non lo so, è incazzatissimo e sta combattendo un queste corna di il tuo preferito, dai. Oddio, un attimo, non lo riesco a riconoscere. Contro Venomiotismon. Ah, è vero, c'hai ragione. Perché credo, non lo so, penso, non lo so, perché sì. Forse... Oddio, sai che... Allora, queste perché corna... siamo abituati a vederlo comunque su sfondi pieni, tutti e belli... soprattutto da di fronte. Invece esatto. questo lato così non me lo fa capire, come sempre, voi che siete più ferrati di noi in correggeteci. Lore, correggete, diteci chi è. Però Angemon è troppo figo. Vabbè, Angemon fantastico, è quello dello Starter Deck. Magna Angemon lo stesso è quello dello Starter Deck. E invece il Patatinomon è quello di BT1, che se non sbaglio è quello con l'home play. Fammelo rivedere un attimo, per favore. Voilà. No, Angemon, scusami. Ok, eccolo qui. Cazzo, è veramente bello. È figo, mi ricorda... No, poi la cosa che notavo, wow, che appunto prende a piene mani dall'immaginario collettivo degli angeli, ma allo stesso tempo la parte, diciamo, appunto bassa, quindi pantalone, eccetera, sembrano quei monaci tibetani. Mi ricorda, infatti stavo per dire, il monaco Miroku di Inuyasha, che tra l'altro sto riguardando in questo periodo. Ah, ok. E ci siamo, guarda, ci manca che dalla mano riesca ad assorbire con il vortice, no, tutte le creature, che figo, figata. Figo. Poi tra l'altro mi rendo conto solo ora, pensate che attenzione che ho per i dettagli, molto bassa a quanto pare, sia Angemon che Magna Angemon hanno un braccio totalmente nero. Ah, non quindi lo sapevi? Po', cioè, quindi... No, non ci avevo mai fatto caso. È perché... Le yin e yang, il bene, esatto, e il male, perché esatto. Lui c'ha anche quella linea evolutiva poi malvagia, se non sbaglio. Ci sono poi le fusioni con Devimon, sappiamo tanto ma non ricordiamo un cazzo, esatto. Ragazzi, quindi ci riguarderemo la prima serie insieme, ve lo continuo a dire. Assolutamente sì. Riusciremo a farlo, quindi pronti?
per... È promesso. Per l'ultimo quartetto, eccolo qua, c'è la sorella di Tai, quindi si chiama, mi sfugge... Kari, ok, me la scordo Kari. Sempre il nome. Kari Kamiya, che è poi quella carina che appunto ti fa partire con una memoria in più se hai tre o meno seguiti. Esatto, che non è male. Bella, quindi se ne giocate due, tre, poi insomma... Assolutamente sì, poi abbiamo... Patatinomon, il gatto cane, che non ho mai capito se è un gatto o un cane, che poi diventa un gatto perché è Gatomon. E poi diventa una bella Angeuomon per magia, esatto. Cioè quindi un cane che diventa un gatto che poi diventa un angelo random. Però sempre con le tette grosse. Beh, no, quello è per forza, no, no. I giapponesi non sono contenti. Allora, in questo caso vengono uno da BT2, uno da BT3 e l'altra da BT2. Stavolta non l'hanno fatta eccessivamente da esagerata. Da BT2, perdonami, era... questa è proprio... 10.000 DP, ok, sì. È quella, appunto, sempre vanilla, ma e meni. Mena forte. Bella, devo dire che anche in questo caso si sono veramente sprecati, tutti molto pucciosi, carinissimi. Carino, mi piace Gatomon che atterra così dopo un bel salto, e Angeuomon molto epica in questa posa che lancia un raggio con la luce. Sue due dita, esatto, spara dei raggi di luce verso una freccia, una freccia. Sì, giusto. Ah, perché lei faceva una sorta di arco e freccia. Sì. Mamma mia, quante cose ho dimenticato dall'anime degli anni 2000. Porca miseria, che spettacolo però. Belli. Quindi questo, abbiamo detto, 32 carte per il First Anniversary Adventure Pack, che i giapponesi avranno a breve. Noi non sappiamo quando e se li avremo mai. Sì. Speriamo bene, speriamo insieme presto. Insieme alla pensione ci arriveranno. Esatto, anche questi pacchettini qui. Bella roba. Insomma, troveremo poi 4 carte, se non sbaglio, per ogni pacchetto, quindi diciamo che si riuscirà ad avere appunto almeno un quartetto. Toccherà comprare un box di questi pack per riuscire ad averle tutte. Probabilmente sì, però anche qualche doppione sinceramente schifo non mi farebbe, quindi tanta roba, speriamo che arrivi presto. Dal Giappone arriverà a maggio, per gli eventi di maggio, e noi non si sa. Ora passiamo ad un'altra cosa molto molto figa ed interessante. Due nuovi starter deck rosso e blu di Gallantmon e Ulfors, di cui abbiamo tutti gli spoiler. Già sapevamo, erano trapelate notizie, però in questo caso andiamo più nello specifico, perché finalmente possiamo dare un'occhiata a quelle che sono tutte. Esatto, ci vedremo bene gli artwork, perché poi come sempre parleremo in un altro video magari proprio di tutti gli spoiler precisi di tutte le abilità che hanno. Godiamoceli un attimino. Tanta roba anche in questo caso, perché abbiamo carte ristampate ma anche carte nuove. Quindi io ne vedo già uno che... vabbè, quando ci arriviamo ne riparliamo. Vabbè, innanzitutto abbiamo questo Gigimon o Gigimon, molto incazzato in questo caso. L'altra volta mangiava il pane tanto cuccioso, stavolta proprio ti attacca. Anche perché vive in un vulcano, quindi è incazzato sicuramente. Poi abbiamo Monodramon, quello di BT1, che infatti il disegno faceva abbastanza schifo, per fortuna. Non era bello, visto è qui, migliorato. È figo, insomma. Molto quindi molto carino come draghetto. Che poi tra l'altro penso che diventi Cordramon a una certa. Sì, dovrebbe andare su sembra quella linea evolutiva lì. Il solito Agumon col Botox. Sì, ha fatto un po' troppe operazioni. Questo è un po' orripilante, ma va bene. E poi abbiamo questo Gilmon, invece molto molto fiero in questo caso. Bello. Questo fiero, wow. Fiera base evolutiva di Gallantmon. Cioè, infatti. Ci sta. Questa grotta molto molto figo. Biomon torna sempre in grande stile, sempre con le piantine, hanno sempre a che fare con le piantine, questi uccellini. Ma questo Growlmon che prende per il collo un altro Growlmon. Sì, che poi c'era quella versione scura che appunto... quando ce li rivediamo tutti, ragazzi, perché io veramente c'ho dei flash, ma... Ce ne sono effettivamente troppi. Tra l'altro, ragazzi, ecco un dettaglio. Sullo sfondo, classici pannelli giapponesi dove appaiono cose. Nella città. E cosa appare? Ah, Pulsemon! Oddio, che Pulsemon, spoiler, attenzione, cioè proprio... te l'hanno buttato là e vicino mi sa che c'ha... Tra l'altro qui in primo piano c'è un altro Growlmon sconfitto, sì, scuro. Ah, non ci avevamo fatto caso. Incredibile, ma quanti dettagli ci sono in questi artwork. Pazzesco. Wow. Bello. Poi vedremo più avanti quali sono le sue abilità.
questo l'avevamo già visto insieme, lo rivediamo velocemente, proprio lizardissimo, ignorantissimo, bello Greymon, cioè, incazzatissimo, squadrato e pompato. Tirannomon, questo devo dire pazzesco, con accanto c'è Gazimon. Aspetta, allora Gazimon. Non è che siamo dei pirloni e quello sullo sfondo era Tirannomon? No, erano proprio dei, rivediamolo, quello dei sembrava Grolmon, un Grolmon uguale a lui, infatti vedi. Ah sì, è vero. Stavolta non ci siamo sbagliati, abbiamo avuto un buon occhio, anche se effettivamente ha gli stessi tagli rossi in bocca, quindi chissà. Vabbè, comunque sia, devo dire che a livello di artwork per adesso non ne abbiamo visto uno brutto, tranne questo. No vabbè, scherzo, dai. Questo è Dracomon, no, come cavolo si chiama, non mi ricordo mai. È figo, sembra il drago Sharon con le zampe, praticamente, in poche parole. Un po' si sono impegnati un po' poco, diciamo. Sì, questo è il meno bello che nostro abbiamo visto. Nostro amico Koki. Ah, l'artista è Koki. E Renato è poi da un'altra parte. Mamma mia, Blitz Greymon rosso. Mamma mia, questo. Mamma mia, canto carica. Leggo, l'unica cosa che si capisce al giapponese è DP5000. Esatto. Probabilmente eliminerai DP 5000 o inferiori, speriamo. O probabilmente guadagnerà 5000 DP se facciamo... Può darsi. Se scattiamo le due carte Digiburst, potrebbe essere lui. Ah. Allora, questo è Wurgrowlmon, che avevamo avuto soltanto in BT2 o BT3, non mi ricordo, un po' passato in sordina. Peccato. Molto costoso effettivamente. Peccato. Però wow, anche questo disegno DP 3000 si legge, poi il resto si legge anche che è di Sasasi. Sasasi, senti, fai una cosa, vieni qui da noi a Macerata, nelle Marche, ti ospitiamo noi. E ci fai qualche artwork, ce lo facciamo, firmi. Delle cose insieme, giriamo un documentario su Sasasi. Mamma ragazzi mia. Facciamo arrivare all'orecchio di Sasasi questo messaggio. Bandai, ascoltaci per favore. Bello, assolutamente pazzesco. Tra Sasasi. L'altro, scusami, sì, prego. Ragazzi, io ho provato a cercare questo personaggio, non sono riuscito a trovare bene informazioni su questa persona, perché effettivamente la volevo veramente contattare, perché la stiamo nominando talmente tanto che Porino c'era il singhiozzo dalla mattina alla sera. Questa anche è una mentre dorme, che non sapevo neanche io, anzi soprattutto mentre dorme, perché noi siamo in Italia, quindi probabilmente no, col fuso orario noi di giorno, per loro è notte probabilmente. Sì, chiederò aiuto a un nostro amico, tra l'altro salutiamo Kaz, ciao. Chissà, bella chicca, che Mari, Dax e Max non abbiano qualche esclusiva particolare, vedremo. Poi io sbavavo nel frattempo perché è arrivato il nuovo Gallantmon, protagonista assoluto di questa Sasasi, nuova espansione, ovviamente. Sempre Sasasi sul pezzo, ma soprattutto guardate che artwork pazzesco che esce ovviamente dai bordi. Il tratto ragazzi in questo caso è azzeccatissimo, è proprio anni 2000, mi ricorda un po' i tratti di Lupin Terzo, mi ricorda un po' Digimon per l'appunto, ricorda... C'è qualcosa nello sfondo, a parte una città, sembra ci sia un dramo, non mi ricordo. Dio, potrebbe, sì, qua sotto, cosa, ma sì, anche qualcosa di volante qua dietro che lo insegue, chissà, sarà un nemico, chissà. È qualcosa di scuro e con il capello biondo. Vabbè. Ci informeremo e vi porteremo ulteriori dettagli, chiaramente ne riparleremo poi con tutte le abilità, quindi appena scopriamo ulteriori chicche ve le diciamo. Mancano poche carte all'appello perché sono molte in 2, 3, 4 per, ma abbiamo ovviamente anche il nuovissimo, di cui abbiamo già parlato in Great Legend, Shine Greymon Rosso. È lui ragazzi, era lui di cui vi parlavo all'inizio. Era quello che tu dicevi che mancava all'appello, è proprio lui, perché effettivamente non è quello che dicevo al BSS. Dovrebbe essere quello con Security Attack più 1, eccetera. E qualcos'altro. È una bestia ragazzi, ve lo dico, è una bestia, io non vedo l'ora di inserirlo nel mio cavolo di mazzo, tra l'altro con questa onda energetica. Esatto, sì, si sta accumulando a stella il fuoco, fantastico. Bello. Poi passiamo alle tre option, questa è l'attacco di Gallantmon, quindi una nuova option che avevamo già visto in un altro la lancia video. Di Odino? È più o so, meno vabbè. Sì, era tipo qualcosa spear qualcosa, adesso non me lo ricordo il nome. Bello. Le analizzeremo poi ragazzi, assolutamente. Ci perderemo sicuramente più tempo. Questo raggio di energia di Black Wurgrowlmon, no Black Wurgrowlmon normale, non Black
spettacolare, costo 5, quindi chissà che bomba leggiamo sarà. Leggiamo 8.000, sicuramente farà fuori un 8.000 o inferiore, molto, chissà. Molto probabilmente. Costo 5 non è male, che poi si attiva anche dalla security. Infatti, e soprattutto Gaia Force ristampata con questo maestosa, nuovo artwork. Maestoso. Bello, bello. Questa, no, no. Scusa, chi è stato? Asmaria! Asmaria. Ragazzi, scusateci se ci fissiamo su questi dettagli, però è no, importante. È importante. Si ripete, il talento si ripete. Si vede. Certo. Sì, effettivamente Asmaria, Sasasi e pochi altri hanno uno stile veramente riconoscibile. Quando unico. Dici, mazza quanto è figa, di chi sarà? O è Asmaria o è Sasasi o è l'altro, unico. Adesso mi sfugge, però questi veramente in particolare. Sai che l'altro si chiama sempre... Vabbè, comunque. Mannaggia il problema della lingua, però sì, l'avevamo già notato anche l'ultima volta nel VT04. Adesso Ulforce Vidramon. Ripartiamo dal blu, ragazzi, dal blu che ci piace, però, perché... Infatti. Ma come Digi-Egg abbiamo il Demi-Vimon, carino, sempre in belle pose. Pallino corrispondente vicino. Continuiamo a non sapere come si chiamano sti pallini, prima o poi... I livelli 1 faremo... Ci arriveremo, ce ne faremo un video a parte. Solo per i livelli 1. Promesso. Allora, un bruttissimo, devo essere sincero, Gabumon con questo stile orripilante. Sì. Sembrano quei disegni che facevi da piccolo quando ricalcavi sopra bravo, i disegni di altrui. Con la carta forno, la carta velina o qualsiasi cosa. No, in questo caso non molto ispirato, devo dire. Però, vabbè, insomma, è la base, chi se ne frega. I livelli 3 ce li caghiamo sempre molto poco. Questo Digimon non mi ricordo come si chiama, ma viene da BT1, quindi l'abbiamo già visto. Mi sa che questo è Elecmon. Cioè è quasi riconoscibile rispetto all'altro. Penso di sì, perché è rosso in questa maniera. È più bello questo perché è un po' più arruffatello. È vero, è più incazzatello. Costa 2, è un 3.000, probabilmente è lui da BT1. Sì, probabilmente è lui. Elecmon. Irriconoscibile per me, con questo ovetto che scappa via, che ruba gli uovi, che cos'è? È tipo il coniglio della Pasqua, cos'è? Fantastico. Detto anche ruba le uova, però adesso scusate l'italiano, dopo un anno prima? In casa ce lo siamo scordati. Perché cosa detto? Gli uovi. Ah, gli uovi o gli le uova? Ragazzi, gli uovi. Vabbè, dopo questa chicca passiamo a Bagon. No, non siamo in Pokémon. Non è poco, però gli assomiglia particolarmente. Questo è Draghettomon, la pre-evoluzione probabilmente di Dragomon. No, vabbè, non lo sappiamo. Tutti uguali si draghi. Sempre carinissimo. Questo penso che è Itohiro, e questo è l'altro che avevamo visto spesso pure. Itohiro che fa questo carino, acquerellato. Esatto, l'acquerello si sente, è presente. We can feel it. Poi arriviamo alla mia linea evolutiva preferita, quindi il Vimon. Calma, per favore. Calma. No, scherzo, la mia lo era, ma mi ero scordato che c'era qualcosina in più e l'abbiamo visto l'altra volta in BT4. Poi... Che poi qui sta caricando il braccio, tipo lo gira velocissimo, sta esatto. Per dare un cazzottone, ma con 2000 dove vai? E lui effettivamente era uno scazzottatore. E anche per ricordarci questo, riguarderemo anche l'anime. Infatti, poi questo non è quello che avrà... Jamming, perché leggo un livello 6, quindi chissà cosa farà di preciso. Potenzierà un livello 6, probabilmente lo metterà in gioco. Parliamo del livello, scusate, no, del livello del mazzo Ulforce Vidramon, quindi secondo me si digievolverà direttamente. Tra l'altro c'ha un Inherited, quindi vabbè, dai. Mamma mia. Un Inherited con l'arancione è sempre una garanzia, vedi solo quel piccolo riquadrino. Dici, questo mena forte quando c'è quella cosa figo, rossa. Poi passiamo a Vidramon che spara piccole stalattiti, non so, molto cazzuto anch'esso, bello. La Bislazzuli, quindi si lancia delle pietre preziose. E poi arriviamo a quello che avevamo già visto l'altra volta, Cordramon, che noi conosciamo come blocker per il rosso, adesso torna nel blu, incazzatissimo, bellissimo una... tra l'altro. Arena? Sembra che sia in un'arena in mezzo alle rocce, vediamo qual è l'artista, è di nuovo Itohiro, infatti appunto sì. Questo stile un po' cominciamo a riconoscere anche lo stile piano mamma piano, bello, comunque è importante, assolutamente, oh. E poi arriva, questo è Gorillamon, sì è lui, oh, e sì è quello di BT1 che dice evolve a 1.
fantasy è fantastico. Koki hai ripreso qualche punto, dai. Bello, bello, infatti, con dietro nello sfondo qualcosa che svolazza. Questo stile ricorda un po' quelle illustrazioni tipiche giapponesi dove si vedono demoni. Vero. No, non so se ti fa venire quelle medievali. Arazzi, ecco, sì, diciamo. Sì, arazzi medievaleggianti del Giappone. Sono proprio quelli. Quindi Koki, ho compreso il tuo stile adesso, quello di prima adesso lo sto comprendendo. Ha meglio. Più senso, è vero, ottima, ottima vista. E tra l'altro contro dei Vilemon. Infatti, stavo per dire, dei ciaffetti volanti è sicuramente Vilemon. Bello, bello, bello. Wow. Il blocherino e viola. Si cominciano a intravedere anche queste nemesi che magari... È vero, che c'erano sicuramente sul cartone, ma è che io come sempre non ricordo. E c'è anche la ristampa di Monzaemon, esatto. Giusto? O Teddy Bearmon. Etemon che fa il DJ e vocalist, no, sullo sfondo. No, che figata, non me l'ho accorto, che bello. Sì, e poi sotto pure ci sono altri Digimon pupazzosi, però penso siano proprio dei pupazzi. C'è anche Leone e il cane fifone, ragazzi, da qualche parte. E lui che balla con la palla da discoteca sopra, no, che spettacolo. Bello, 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 bello. Questo è quello di BT1, sì, che appunto era Vanilla, ma con due avevi un bel livello 5. Poi, oh mio Dio. Super mega corno drago, cioè non sappiamo. Allora, ma c'è anche una sfera, dai, no, c'è le sfere sulle zampe, dai, che cacchio. È incredibile, questo è proprio il drago Shenron. Mamma mia. Allora, questo non mi ricordo il nome, adesso non ce l'abbiamo a portata di mano, ma devo dire è un drago cazzutissimo, ragazzi, ma quanto è bello. Ma poi che c'ha questo cornone gigante dietro che spezza l'aria, cioè oh mio fa Dio, da... ma che cazzo una ola è? Molto aerodinamico, ecco, mettiamola così. Bello, bello, spettacolare, poi scopriremo anche chi è, sono emozionato. Poi un altro livello 5 è Aerovidramon, quindi completiamo un po'. Bellissimo, quella linea tra l'altro, bellissimo. Molto più bello di quello che posa avevamo molto già. Hanno scelto la dinamicità, ecco. È vero, tutte pose molto in movimento. Spettacolare anche questo. Ci sarà jamming lì sotto? Chissà, forse sì. E è di Tonami Kanji. Questo pure l'avevamo già visto, se non sbaglio, però carino, non me lo ricordo. Carino, carino. Molto, molto dinamico. Continuerò a dire questa parola, ma è quello che mi trasmette. Quel dragone che abbiamo visto, che non conosciamo, diventa ancora più grande e continua a non conoscere il nome. Mannaggia, mi sto mangiando le mani. Ma è pazzesco questo. Adesso sembra uscito quasi dai Cavalieri dello Zodiaco. Infatti sembra un cavaliere dragoso gigantesco, quindi un bel livello, sei cazzutissimo. È un tipo Sirio misto a un drago, quindi insomma... Bello, dai, bello. Dai, ci sta. Questi non li conosciamo, ma ci emozioniamo solo nell'arto. Due quindi... effetti, 11.000 DP. Digivolve a 3, ci piace. Male, 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 non sarebbe. Non sarà sicuramente. E poi arriviamo al cuore, ovviamente. Eccoci. Allora, bella posa, forse migliore di quella che avevamo già di 1.5. Le braccia si ricordano un po' quelle di Shine Greymon. È vero, con questa appunto spada d'energia che esce fuori. Molto più cavalieroso in questa posa rispetto a quello che avevamo già. Sembra più antropomorfo dell'altra. Comunque. Si vedono più dettagli, ragazzi. È vero. I disegni finora sono stati un po' abbozzati, un po' piatti. Ora hanno, diciamo, più spessore. Tridimensionalità. Esatto. Quasi. Beh, alcune erano tridimensionali anche prima, perché col fatto che uscivano appunto dalla cornice, no, tutte queste cose. Però proprio c'è profondità. È vero, forse anche proprio la prospettiva. Esatto, esatto. Bella. Li vediamo da prospettive diverse che magari li avevano imbruttiti un pochettino. È vero, così riusciamo a cogliere un sacco di dettagli in più proprio sulla fisicità dei Digimon stessi, perché poi io personalmente sono più abituato a vederli in versione dot, pixellosa, perché ho giocato sempre con i V-Pet, e vederli poi così in tutto il loro splendore nel 2021 con le belle computer grafiche che ci sono adesso e con gli artisti fantastici che hanno scelto, è veramente un'emozione. Tra l'altro le ali che circondano il costo 12, no? È vero, sì. E di nuovo Tonami Kanji. Kanji, sì, esatto. Bello, bello. Quindi diciamo che gli artisti si sono un po' divisi tra rosso e blu, che avevamo più Ituhiro e Tonami Kanji, rispetto alla che c'era Asmaria. Sasashi e Asmaria per il rosso, ragazzi. È fatta. Cioè, mamma mia, belli, 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 belli. Oh, ristampa di spessore Hammer Spark. Bello, bello, bello. Ritorna, bello. Ritorna. Più Zudomon. Incazzato. Tra l'altro, oh, guarda la peluria su quella zampa, sembra uscire wow, dalla carta. Wow, che figata. E il pettoralone. Asmaria. Vabbè, eccolo, vabbè. È anche nel blu Asmaria. Bello. Mamma mia, che posa veramente cazzutissima per il Thor dei noi altri. Bello. Non c'è che dire.
Poi qua abbiamo una option che appunto sarà una mossa di Ulfors. Però mi sa che anche questa è una ristamp. Non lo so, questa è proprio dello starter deck 8, quindi dovrebbe essere una nuova option. Però mi ricorda una carta che già c'è, non so, forse... Sì, forse ricorda nell'attacco Vinova Blast. Sì, mi sa. Forse mi assomiglia un po'. E poi, anche questa è una nuova, l'attacco questo di Aerovidramon costa 6, chissà. Ha a che fare con i livelli 6, è l'unica cosa che riusciamo a capire. Non capiamo niente. Niente, purtroppo resto, sono però tutti kanji. Però arriveranno presto appunto le traduzioni in inglese e ve le porteremo ovviamente nel video spoiler apposito. Tiriamo le somme, due mazzi che all'estetica spaccano i culi. Chi vince fra i due secondo te? Cioè per i tuoi gusti? Per i miei gusti vince chi se li compra entrambi e poi li utilizza, perché sono veramente fighi ragazzi. Con l'uscita di BT3, BT4 e questi deck possiamo finalmente dire che il gioco si è avviato serenamente, perché era partito un po' come l'abbiamo già detto, in stile videogiochi dell'era moderna, quindi ti esce una demo e poi ti mandano i piano DLC, piano sì, i DLC per completare una roba che già poteva uscire tutta in blocco. Sì, 1.0 era molto fiacco, già con 1.5 è migliorato. Vediamo appunto dagli spoiler che le cose insomma si fanno serie, sia per quanto riguarda le meccaniche in più, sia per quanto riguarda proprio un pool di carte per ogni colore più ampio, quindi si riuscirà strategie, a fare dei bei mazzi, esatto. Ma la cosa figa che ancora non abbiamo detto è che per ogni starter deck 7 e 8, quindi Ulfors e Galantuan acquistato, all'interno troveremo 6 carte in ogni box, in ogni deck promo, queste che vedete qua con la nuova meccanica di gameplay chiamata Delay, che approfondiremo più avanti. In questo caso oggi ci spariamo soltanto gli artwork, esatto, perché ci piacciono, che sono molto molto fumettosi, perché hanno appunto le scritte in bella vista, quindi tipo bom bom, smash, eccetera. Abbiamo un Agumon rosso che probabilmente si sta evolvendo, esplodendo, non lo so che sotto cosa sta facendo. Sotto c'è un Greymon incazzato. Esatto. Vabbè. Probabilmente se ci ho fatto bene caso, guarda qua, anche questo Vimon con Smash sta per diventare Vidramon. Quindi sono i rumori che sentiamo nel momento in cui si digevolvono, quindi Vimon digevolve. Ci sta. Che sia qualcosa appunto di lei. Tra l'altro, guarda, c'è un Metal Greymon sotto il culo di Vidramon. Cioè, non riesco a capire. C'è una cozzaglia di roba. Ah, guarda, è vero, qui nell'angolino. Un sacco di cose nello sfondo, sì, è vero. Sì, non sì, chiarissime, sì. Ma forse magari nel momento in cui scopriremo cosa fanno. Guarda qua anche questo Agumon giallo col Rumble, che sta per diventare appunto Greymon qua dietro, incazzatissimo. Però oddio, forse Greymon gli dà una mano, perché sta fermando un masso, quindi quindi è proprio la forza che usa, la forza interiore della sua digievoluzione, quando sente appunto la necessità di digievolvere. Perché effettivamente era così ragazzi, nell'anime digievolvevano in situazioni critiche, un po' è come vero. Il Super Saiyan che arriva quando muore Krillin, no? Esatto, sì. È così, è giusto, perché comunque il potenziale, no? È vero, deve essere noi sbloccato stessi, esatto. Al momento nel momento del bisogno, l'adrenalina, la forza. Quindi fuori delay, nel senso che è ancora in sospeso, esatto, diciamo, esatto. La è il Super Saiyan che ha oltrepassato il limite, è vero, però ancora non è Super Saiyan di terzo livello. Anche qua vedi Buzz che dietro c'è Stingmon che sta per arrivare, quindi lui che si carica. Che wow. Spettacolo, bellissimo, wow. Molto fumettosi appunto. Mi interesserebbe molto sapere cosa fanno queste carte, perché lo scopriremo presto. Qui c'è un Crash per quanto riguarda, oddio, lui com'è che si chiamava? Mannaggia, ce l'ho sulla punta della lingua. Rotellamon, Ingranaggiomon. Vabbè. Che sta per diventare un Craniamon. No, credo che cos'è? No? Sì, vedo un elmo, mi ricorda Craniamon, però forse no, mi è sbaglio. È strano, sì, probabilmente no. Sarà un no, livello no. 4 che ora non ci viene. L'evoluzione è un'altra roba, non può essere quella, insomma, sarebbe troppo. Potrebbe essere quel blocker 7000, sì, che non attacca? Sì, forse sì, sì. Gardramon. Forse Gardromon. Gardromon. Sì, forse sì. Ragazzi, stiamo dicendo sicuramente tante boiate in questo video, però
è bello per noi trasmettervi cose di impatto. Esatto. Di facciamo proprio delle reaction, no? Eccoci, Digimon Reaction. Digimon. Cambieremo il nome, ragazzi. Quando non conosciamo le cose, Digimon Reaction. E poi abbiamo Demi Devimon, che appunto sta per diventare Devimon. Molto incazzato con questo... Più che incazzato, guardate, la cosa che mi piace con questi occhi sbarrati e la risata, già me la immagino, tipo... che è proprio psicopatico. Assassino. Ecco, diciamo, mettiamola così. Sì. Ci sta. Mamma mia, bello. Che belle. Quindi tutte e sei le troveremo in ogni deck, quindi sarà anche in facile. In ognuno dei 10 deck che compreremo per avere tanti Gaia Force, tanti promo. Sì. E tanti Gallantmon, tanti Wolforce Vidramon, insomma. Mamma mia. Sappiamo già che usciranno probabilmente 10 box per ogni paese, quindi sbrigatevi a menarvi con gli altri. Ragazzi, siamo veramente emozionati. Abbiamo trovato e visto un sacco di robe nuove. Ve le abbiamo buttate sempre col contagocce, perché ci piace fare tanti episodi di news. Tranne e di questo, approfondimenti. Che in realtà sta durando come più o meno dura la stagionatura di un parmigiano. Esatto. Reggiano. Però, quindi è però. Una stagione di una serie TV. Quindi. Esatto. Questo il season finale, poi arriverà, vi daremo tutti i dettagli. Si sono collegati nel tempo. Quindi prendete appunti come quando guardate, non lo so, Dark o Lost, eccetera. E poi alla fine capirete tutto. Mi raccomando. Bene. Direi che per oggi abbiamo newsato e reactionato a sufficienza. Wow, tutto wow. Ragazzi, come sempre... Purtroppo non siamo ancora riusciti a rientrare nel mood live, abbiamo fatto solo un paio di partecipazioni sporadiche, ci piacerebbe tornare con un appuntamento semi fisso, per ora. Una volta al mese già sarebbe buono. Sì, preferirei due, però sarà comunque importante gestire le tempistiche, perché appunto è... Ci piacerebbe, come dicevamo all'inizio, magari guardare, che ne so, il cartone insieme, fare una sorta di reaction, ma anche confrontarci con voi, ma soprattutto anche parlando di questi argomenti, riprenderli, chiarire dei dubbi, che ne esatto, so come... Sì. Tipo Cineforum, ma Digiforum. Yes. Perché esatto. No? Fateci sapere nei commenti, allora, cosa vi è piaciuto oggi, qual è la vostra carta più figa nell'artwork che avete visto oggi, cosa ne pensate di questo eventuale live Vediamoci l'anime insieme, quindi Digiforum, e ci vediamo presto perché continueremo a vederci invece nel dettaglio tutte le carte di Great Legend. Esatto, quindi mi raccomando, seguiteci su Instagram che è sempre qua sotto da qualche parte. Follow. Lasciateci un like, ragazzi, se vi piace o non vi piace il video, per noi è importante in quanto riusciamo a portare un po' nei feed i nostri video. Ovviamente facciamo i video per passione, ma li facciamo anche per riuscire a emergere un pochettino, per riuscire a portare il verbo. Il verbo del Digimon Card Game che ci sta veramente impallando tantissimo. Ragazzi, senza indugio... salutiamo segugio.it, esatto, che ci sponsorizza sempre. Ricordiamo... Salutiamo tutti gli amici del Digi Discord TCG Ita e... Quindi un saluto a tutti, un ringraziamento a tutti, ricordiamo ancora valido il viaggio in Giappone, quindi ragazzi sempre, mettete sempre il soldino da parte, che Dax e Max non ce l'hanno, quindi almeno andiamo. Io ho preparato il pranzo al sacco, io ho già la valigia pronti, quindi... Gambe in spalla, che poi com'è possibile mettersi le gambe in spalla, non l'ho mai capito. Tipo yoga, vabbè, sì, ci proveremo. Tipo Sonic che si arriccia su se stesso. E ci vediamo alla prossima. Bella raga.